bring to me sunshine, lady. It's undeniable, it's clear for all to see. Drive me crazy. Com'è andata Carla? Buongiorno. Bene, lontani, mi sono appena svegliata. Benissimo, ho dormito veramente bene, mi sono rilassata. Manduria ci aspetta, però prima la colazione. Io ho finito la mia colazione, tutto ottimo, la frutta fresca soprattutto, però adesso ci aspetta il Comedy Film Fest. Prima però, questa è una struttura del 1200, che facciamo? Non ci facciamo un giro? Ah, ho dormito in una suite, le mille e una notte. Vieni, vieni, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do. Mentre io mi faccio un giro per i vicoli di Manduria, vediamo Giancarlo che fine ha fatto. Nonostante gli 8 anni di radio, io non ho mai avuto la possibilità di fare la radio con te. Questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo, perché sarebbe stata una cosa meravigliosa. Sarebbe stata un'esperienza da ricordare o da dimenticare, dipende dai punti di vista. Dai punti di non vista. Lo sapremo mai. Però oggi, siccome noi ci così vogliamo far male, ci dobbiamo punire, dobbiamo stare qui al caldo, ci saranno circa 40 gradi, perché c'è un evento straordinario a Manduria, in provincia di Taranto. È la prima edizione del Comedy Film Festival qui a Manduria, un'occasione meravigliosa per celebrare la commedia italiana, che non aveva una festa fino a questo momento nel nostro paese. Adesso ce l'ha, e ce l'ha nel nostro sud, immersa nelle nostre meravigliose tradizioni, e quindi è l'occasione, quella di oggi, domani e dopodomani, di vedere una serie di cortometraggi, di lungometraggi che sono assolutamente inediti, e di celebrare queste nuove proiezioni insieme con i protagonisti e poi tanti personaggi importanti che hanno fatto la storia della commedia italiana, quindi particolarmente rappresentativi. Celebriamo un pezzo di cinema e di teatro italiano. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very veritable. Devi sapere che 3 secondi fa l'operatore, che si chiama Beppe, mi ha detto: Giancarlo, sai, ho visto un film che non mi ricordo come si chiama, dove Stefano era su un treno. Come si chiama il era film? Un film per ragazzi che si chiama Tutti a bordo. Anche se in realtà lo perdevo io quel treno, mi perdevo un treno con i bambini, nascondendo a mia moglie che mi ero perso mio figlio, e insieme a Giovanni Storti, che era l'altro protagonista, inseguivamo questo treno di ragazzi. Però credo sia quello lì. Sì, sì. Annuito, dice che è lui. Tutti a bordo, sì, sì. Perché nel vederti con questa bella fisicità, perché devo dirti che hai una bella fisicità. Grazie. Uno non pensa così che tu possa far ridere, ma neanche io sono convinto che tu Amici possa che far sono ridere. Così tragico. No, tragico, però un signore di bell'aspetto, serio. Aspetto serio. Però nella tua serietà tu riesci a tirare fuori la comicità. Va bene, grazie di questo complimento, non me l'aspettavo. Giorgio, per me è un piacere incontrarti, sono un'estimatrice del tuo lavoro, però dimmi cosa pensi tu invece dei luoghi che stai frequentando in questi giorni. È bellissimo, io non immaginavo che il vino potesse essere contenuto
nel sotterraneo di questa cantina con milioni e milioni di litri, questo da fino a 800, quindi abbiamo fatto un giro nel museo, molto bello. Poi non sono un grande bevitore, però ho assaggiato delle bollicine anche vista l'ora, insomma. Sei qui in veste di interprete di un cortometraggio dal titolo Lo zio di Venezia, che parla di? Beh, è un cortometraggio scritto da e diretto da Alessandro Parrello, che è un giovane regista molto talentuoso. È una storia che purtroppo non si può raccontare fino in fondo, perché come ogni cortometraggio che si rispetti ha un finale da non svelare col colpo di scena. Ma stasera ti tocca il premio alla carriera? Che insomma verrebbe da fare gli scongiuri, però invece insomma, diciamo, lo prendo come un incentivo ad andare avanti. Comedy Film Fest, il primo anno. Questa idea però immagino che sia stata nell'incubatrice per un po'. In realtà Comedy Film Fest il primo anno è il primo festival in Italia dedicato interamente alla commedia, quindi ci sono vari primati. È stata un'idea nata al bar fra amici, eravamo veramente tre amici al bar e si sono unite tre competenze, quella mia, io sono musicista, Maximilian è il direttore del Ferrara Film Festival, fondatore del Ferrara Film Festival, e Gianluca Melillamuto è un grandissimo esperto di marketing. Abbiamo unito le tre competenze per creare questo festival che è partito alla grande. Noi non ci aspettavamo questa partecipazione che c'è stata. Tanti amici hanno cominciato a chiamarci per aiutarci, perché ci volevano dare una mano. Io per esempio ringrazio Marco Guacci e Claudia Cesaroni, perché sono stati meravigliosi e continuano ad esserlo, presentando meravigliosamente le nostre serate al fianco di Giulia Cavallo e Francesco Romano, che sono i nostri comici presentatori. E ringraziamo anche Telenorba, perché come media partner insieme a Forbes ci sta sostenendo e sta illustrando, sta descrivendo ora per ora, minuto per minuto, questo grandioso evento che si va a creare. Noi lo scopriamo ogni minuto. Io il film logicamente non l'ho visto, però Amici per caso la dice lunga, così mi piacerebbe immaginare che si siano incontrati così casualmente. È una storia molto bella sull'amicizia, al di là delle barriere, parla di tante cose divertenti, tematica dell'amicizia profonda, ed è una strana coppia del 2024 con due attori formidabili, è un cast veramente divertente, quindi invito tutti ad andare a vederlo, perché poi insomma il cast è fresco, sono tutti attori che hanno già fatto successo nelle piattaforme e che siamo felici, io sono da produttore e regista felice di vederlo al cinema. Dicevamo che in questi tempi uscire in 100 sale è una cosa importante, è un film che da piccolo sta diventando sempre più grande. E poi siamo diventati amici per caso veramente tutti, siamo veramente affiatati. Mentre Pietro, che ruolo hai? Pietro, per un imprevisto incredibile, si ritrova a vivere a casa di Omero, instaurerà con lui un rapporto d'amicizia che lo aiuterà a riconquistare la propria fidanzata. Non credo che tu sia l'unica donna del cast. Sono il secondo ruolo femminile e il mio personaggio è il personaggio di Valeria, la migliore amica di Omero, con cui lavora in una galleria d'arte. Sarà un personaggio, diciamo, importante per lo sviluppo di questa storia. Servirà, insomma, aiuterà a far coronare questa amicizia tra loro, appunto, tra imprevisti e vari misunderstanding che succederanno, però tutto in un clima molto divertente, in una sceneggiatura che funziona. E poi scommetto che scoppia l'amore. Scoppiano vari amori, il film comincia con un amore finito apparentemente, cioè quello di il mio personaggio Omero e il suo compagno Rocco Fasano, tant'è che subentra poi il nuovo inquilino che è Filippo Contri. L'amore poi scoppia alla fine, in realtà no, questo non lo devo dire perché è un colpo di scena incredibile. Non lo diciamo. Finale del film. Quando non farà subito, stasera. Anche voi, eh? Dammi una mano a fai e dite sì. Scegli tutte le stelle, più brillarelle che c'hai. E un friscico di luna, tutto per noi.
Ma la commedia italiana resiste? La commedia italiana resiste, sai però che ti dico che sta, dopo diversi tentativi di far diventare tutto un altro cinema, un cinema che è quello, non lo puoi cambiare, per me, secondo me, in questi ultimi anni si è tentato di fare un cinema, no, facciamo un altro, quanta gente, facciamo un altro cinema, non hanno fatto niente, zero. Vedo che si sta ritornando un po' sui canoni di sempre, dove c'è chi scrive e che è importantissimo, soprattutto per la commedia. Sai, io per quello che riguarda scritture di commedia sono stato abituato molto bene dai fratelli che tu sai, Panzini. Ma non è che ci sta a piar per culo, no? Ma ragazzi, ti ho detto, sono milanese, però sono pacchiotto, col cuore grosso, mezzo giallo e mezzo rosso. Allora sei dei nostri. I mortacci tua! E di chi non t'ho detto? I mortacci tua! Sto facendo un po', ho fatto altre cose, nel frattempo ho fatto Immaturi con Genovese, Viva l'Italia, ho fatto un sacco di roba, però non era cambiata, la commedia è quella, è come la matematica assoluta, 2 più 2, 4, se fa 3 e 3 quarti, ridacchi così, non ridi, non so come dire, è matematico, solamente è matematico. Siamo abituati alla frenesia, allo stress. Bravo. Corri, scappa, vedi là. No, aspetta, dobbiamo intervistare quello. Dice, c'è una calma paurosa. In Africa dicevano, pole pole, piano piano. Bravissimo. Cioè, piano, stai tranquillo. Adesso non ricordo, non ricordo quale grande attore diceva che il lavoro dell'attore consiste nell'attesa, nell'aspettare tra un ciak e l'altro. Magari di fare la scena 100 volte. Per noi che invece siamo immersi nel mondo della musica, abbiamo un ritmo completamente diverso. Quindi adesso stiamo prendendo un po' le misure, ci stiamo ambientando. Non sono una signora, una con tutte stelle della vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra. Addio al nubilato 2. Significa che il primo è andato bene, quindi ci hanno fatto fare il secondo. Addio al nubilato 1 nasce come una commedia a teatro. E l'ho scritta circa 20 anni fa. Nel 2020 ho avuto la possibilità di poterla realizzare, è andato molto bene per Amazon Prime, quindi questo ci ha dato la possibilità di fare il secondo episodio. Però in realtà spesso i secondi episodi sono sempre un po' più scarsi del primo. Io penso che il secondo sia venuto meglio del primo, anche se il primo ovviamente lo amo moltissimo. Intanto ricordiamo le attrici, Laura Chiatti, oltre a Enula, Laura Chiatti, Chiara Francini, Giuni Cicaua e Antonia Liscova. Con un cast così il pubblico qui non vede l'ora di vederlo. Speriamo di sì. Poi, come si dice, la piazza è meravigliosa, questa cittadina è stupenda. Poi mi ricorda molto quando io ho vissuto con mia nonna, quindi andavamo al cinema, no? In piazza, ci portavamo la sedia, un po' stile nuovo cinema paradiso, ecco. Sei qui per raccontare al pubblico la tua esperienza da cantante di attrice. Esatto, c'è questo mix grandissimo dentro di me in realtà, perché io nasco da cantante, però ho avuto la bellissima sorpresa, infatti sono molto grata a Francesco per avermi dato questa opportunità, di aver fatto questo film magico, per me è un film magico, quindi è stata veramente un'esperienza unica e mi piace aver potuto mischiare la musica con il cinema, che poi dove inizia una finisce l'altra, vabbè, quel famoso detto. La straniera, quella che non parla bene italiano, dice sempre di sì. E ho fatto un percorso e adesso ho trovato delle persone che mi amano veramente. Anche noi ti amiamo. Certo. Voi mi amate come siamo a un caso umano. Abbiamo citato le attrici protagoniste di Addio al Nubilato 2, ne abbiamo qui una splendida alla quale io vorrei chiedere com'è stato fare la seconda parte. Beh, intanto sono felicissima di essere qua al Comedy Film Fest, la prima volta per me a Manduria, in Puglia. È sempre bello essere in Puglia per il calore, anche la calura, e, no, il calore umano, le persone, oltre che il cibo buonissimo. Addio al Nubilato 2 è un film che mi è piaciuto tantissimo poter farne parte. Già in Addio al Nubilato 1 per me è stato molto importante farne parte, perché eravamo in tempi di Covid, quindi era un periodo in cui tutti quanti stavamo soffrendo, ecco, e avevamo bisogno di urlare al mondo dei messaggi. Addio al Nubilato 1, il nostro messaggio l'abbiamo mandato e evidentemente ha funzionato tanto da poterne farne 2. Mm.
E sì, succedono tante cose nelle serate del Comedy Film Fest, così tante che ogni tanto c'è bisogno di prendere una pausa. Ci vediamo tra poco. Too much of heaven. Eccovi qua, la serata sta per ricominciare. Ricominciamo anche noi? Andiamo! Beh, diciamo che gli esordi sono sempre molto difficili, però vedo che qui c'è una tranquillità gradevole, perché tutto scorre e sta scorrendo realmente bene. Quindi che cosa accadrà questa sera? Tutto scorre e ce lo godiamo. Abbiamo già visto un po' di red carpet, le interviste con gli attori e le attrici, e avremo la possibilità, più dire che cosa accadrà, avremo la possibilità di godere del cinema, della commedia italiana, e di godere di tutto questo a Manduria, provincia di Taranto. Siamo quindi in Puglia, nel sud Italia, e c'è questo primo festival della commedia italiana e internazionale ed è qui da noi, quindi direi che è comunque un bel risultato. A prescindere da quello che sarà, noi siamo sicuramente molto fiduciosi e crediamo anche molto in quello che stiamo per guardare, per vedere. Ho visto che nel frattempo ti facevano tante fotografie, perché credo che l'attrice principale sia tu, nella tua bellezza. Ma magari sarebbe interessante, per una questione anche di budget. Credo che il mondo questo mondo non sia così male, no? Sono un umile ufficio stampa, quindi poi emetto fattura. Uno degli ospiti d'onore qui al Comedy Film Fest di Manduria è sicuramente Stefano Fresi, che dall'alto della sua carriera oggi qui ai tanti giovani presenti potrebbe per esempio dare dei consigli, e lo dico anche perché è il primo anno di questo festival, quindi gli inizi sono sempre importanti. Cominciamo bene. È verissimo, così come l'inizio di una carriera di un giovane attore è importantissimo, ma io credo che la cosa più importante per dei giovani attori che si affacciano a fare questo mestiere sia non perdere mai di vista il senso di questo mestiere, che è quello di avere il privilegio di salire su un palco o stare di fronte a una macchina da presa e parlare e dire delle cose a qualcuno che ascolta, indipendentemente dal fatto che le ascoltino 25 o 25 milioni di persone. Quindi il successo è una chimera che se arriva, arriva, e sia una casa più grande, una macchina più veloce, ma per il resto la cosa più importante è avere il privilegio di vivere della propria passione. Se la vostra passione è raccontare storie al pubblico, inseguitela con tutte le forze possibili. Questo, non ho altro da dire. Prima di chiederti una cosa, perché io amo sia il cinema che il teatro, e tu ami il cinema o il teatro? Cosa entrambi posso rispondere, anzi no, voglio essere più precisa. Per me, e penso proprio per l'attore in generale, il teatro è proprio la massima soddisfazione, perché recitare in diretta, costante, con un pubblico davanti, dove ricevi e senti le loro sensazioni, l'applauso, la risata, il silenzio, è l'emozione più grande. Lì non puoi sbagliare, non puoi ripetere, quindi per un attore recitare in teatro è il massimo, perlomeno l'emozione che mi ha dato a me sicuramente non me la date il cinema o la fiction, perché comunque è sempre la recitazione, però è differente perché lì ripeti la scena più volte, si perde un po' quella magia del ciaccazione, e poi finché non si chiudono le tende rosse del palco, tu sei sempre in scena, sei tu. È bello entrambi, il mio lavoro lo amo a 360 gradi, ma il teatro ha quel pizzico in più di emozione. Allora, il festival, come tutte le rassegne cinematografiche, ha anche una parte concorsuale. Per esempio, abbiamo ricevuto oltre 2000 film lunghi e corti da tutti e cinque i continenti. Ogni nazione del mondo ci ha mandato almeno un film.
E abbiamo fatto una selezione molto tosta, perché abbiamo visto... Chi l'ha fatta? L'abbiamo fatta noi con i nostri partner di Saturnia, che tra l'altro hanno dato metteranno in premio anche la distribuzione di alcuni di questi prodotti, perché come sapete, se no se lo dico io, fare un film è una cosa complessa, distribuirlo, cioè venderlo, è ancora più difficile. Per cui abbiamo voluto fare, altra cosa che non credo faccia nessuno, regalare ai filmmaker la possibilità di distribuire il loro prodotto, che magari è fatto, non so, in Indocina e ha una distribuzione forse solo lì, ma non c'è nel resto del mondo. Noi gli daremo invece questa opportunità. Ma gli altri, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutti sono al mare, noi no, abbiamo troppe cose in ballo. Non so se l'avete capito, ma lo si intuisce dalle facce, loro sono i cazzari, cioè quelli che nella vita non vogliono fare un azzo, niente, però fanno gli attori, quindi loro fingono di non voler fare un... però in effetti è così, perché è vero che questo film ti piace tantissimo proprio per quello? Proprio per quello, infatti mi hanno punita, proprio perché non facevo niente. In che senso ti hanno punita? Beh, perché sono finita a fare il servizio militare, non so se lo sai. No, non lo so, perché il film non l'ho ancora visto, dai, non mi fa dei trucchetti. Devo fare spoiler? Un piccolo spoiler. Flavia Falco, una delle protagoniste di questo film, è una NEET, ovvero una giovane ragazza che non studia, non lavora e non è in cerca di un'occupazione, e grazie al nuovo governo italiano si ritrova a fare un anno di leva militare e si ritrova quindi in una caserma. Ha un mese di tempo per trovare lavoro. Ci riuscirò? Guardate il film e lo scoprirete. Il film si chiama NEET. Si chiama NEET, sì. Perché si chiama NEET? Si chiama NEET perché parla dei ragazzi che non studiano e non cercano lavoro, e noi ci siamo trovati insomma tutti insieme come personaggi chiusi all'interno di una caserma con, come diceva Chiara, l'obiettivo di trovare lavoro. Ma anche tu hai la divisa? Ho la divisa anche io, anche Lettra. Mamma mia, come sono curioso di vedere il film e vedervi in divisa tutte e due. Siamo dei maschiacci, dei maschiacci. Maschiacci, sì, non siamo il cliché. Però la divisa... Ha il suo fascino. Questo succede negli uomini, perché anche tu hai la divisa. Io ho la divisa e sono, voglio dirlo a tutti, affascinantissimo questo film. Ci e lo dico mentre guardo al centro dell'obiettivo. Torniamo per un attimo seri, questo è un film che noi ci siamo divertiti tantissimo a scrivere, un po' meno a fare, no, non scherzo, no, non è vero, ci siamo, è stato divertentissimo, anche perché l'abbiamo girato qui in Puglia, Ostuni. Come ti è venuta questa idea? Perché sei tu il primo cazzaro in assoluto. Assolutamente sì, una cosa che dico sempre, alla fine chi oggi vuole fare un regista prima che riesca a girare il suo film è un NEET, cioè una persona che non studia banalmente, nel senso che magari non è iscritto a università e tutto, e non cerca un lavoro, nel senso che sta cercando di progettare il proprio futuro, no? Facendo in questo caso il regista, ma come può essere il regista, può essere qualsiasi tipo di lavoro o di progetto personale che una persona ha. L'idea in realtà è venuta pensando un po' a quelli che potevano essere i nuovi giovani che stavano al bar senza fare niente. Pochi giorni prima in realtà mi era capitata questa cosa dei NEET, che non sono proprio dei disoccupati, ok? Sono proprio un'altra statistica, no? Quindi grazie a questa curiosità mi sono un po' andato a informare chi erano i NEET, ecco là che è venuto fuori che i giovani oggi al bar che non fanno niente sono i NEET, ecco là poi che ci è venuta fuori l'idea insomma di mandarli a fare il militare. Il Comedy Film Fest è ricchissimo di ospiti. Come prima edizione non possiamo lamentarci, anche il pubblico ha risposto tantissimo, facendo dei nomi così: Massimo Boldi, Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Manuela Arcuri, che è stata madrina della serata iniziale, Franco Neri e tanti 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 altri. Come prima edizione abbiamo avuto comunque un responso veramente significativo, tant'è che noi siamo partiti con un'idea di festival come prima edizione un po' contenuta, no? La cosa più importante, siamo arrivati per restare. Come diceva il mio collega, è il primo festival della commedia in Italia, cinema e spettacolo. Il territorio ha risposto molto bene, vogliamo fare questo festival per tanto tempo e farlo diventare il festival leader di questo genere in Italia e magari anche oltre l'Italia. Come il vino?
come dire, però il vino è buono qua, vabbè, il vino di Manduria, e che devi dire, E come la Puglia, La Puglia è tutta da apparecchiare, è un tavolier. Si mangia. Grazie. Bella gente, allegra, simpatica, cioè, l'ospitalità che c'è al sud, c'è anche negli altri posti. Ciao. Ciao. Io volevo, insieme a Massimo però, guardare un attimo lassù e ricordare, parliamo di commedia. Ah no, certamente, il nostro amico Carlo Vanzina. Carlo Vanzina. A cui va il nostro maestro applauso. Di commedia, con quale abbiamo lavorato io e lui, tantissimo. Grazie, grazie anche a nome del fratello, di Enrico. Che vi devo dire? Evviva, evviva la commedia. Evviva, sì, sì. Facciamola sempre, insomma, no? E facciamola vivere. Ricomincerà come in un rendezvous. Ed eccoci qui, stanchi ma felici, come si dice di solito. Questa prima edizione del Comedy Film Fest a Manduria è stata una bella avventura. Poi per me, che amo il cinema e che spero di fare da grande l'attrice, anche questo è stata veramente una bella esperienza. Abbiamo conosciuto tanti attori, ascoltato le loro storie. Insomma, abbiamo vissuto una 3 giorni davvero interessante. Quindi speriamo di vederci ancora qui l'anno prossimo per la seconda edizione del Comedy Film Fest. E da Manduria è tutto, perché l'importante è finire.